importante. Ed è il nostro momento dell'ospite. Oggi vi parliamo di ricchezza, anche del suo contrario, la povertà nazionale. Lo facciamo con Simona Petrozzi, neoeletta presidente del terziario, donna Confcommercio Roma. Grazie per essere qui. Buongiorno, grazie. Buongiorno. Lei si è spesso distinta per promuovere la cultura d'impresa fra le nuove generazioni, spingere l'innovazione e quindi dare impulso alla crescita generale del territorio usando proprio la leva della creatività. Ma secondo lei, secondo insomma, la sua attività, resta il gap, comunque chiamiamolo divario, tra uomini e donne in questo settore ancora oppure no? Purtroppo devo dire che ancora c'è molta strada da fare e noi donne abbiamo sicuramente dei plus o dei selling points, come si dice, importanti. Il primo in assoluto che mi viene da dire è quello della propensione alla legalità e all'etica d'impresa. Io sono stata per molti anni delegata nazionale alla legalità d'impresa, ci credo perché ritengo che sia un investimento a lungo termine dal ritorno certo, e questa è una peculiarità tutta al femminile. È dimostrato che laddove ci siano delle donne alla governance di imprese o di istituzioni, automaticamente anche la corruzione si abbassi o comunque abbiamo appunto una propensione ad investire in legalità. Siamo grandi produttrici di PIL, purtroppo devo dire che molte politiche anche per la conciliazione famiglia-impresa non ci aiutano, ma sicuramente potremmo dare un grande impulso a questo territorio con il nostro lavoro. Secondo lei la scarsa partecipazione delle donne comunque a creare reddito poi potrebbe, quindi qualche passo indietro rispetto all'uomo, potrebbe pesare comunque sul PIL nazionale oppure no? Assolutamente sì, proprio perché dicevo, noi donne siamo brave nel lavoro, siamo brave in tante cose, abbiamo questa capacità multitasking, un'altra nostra caratteristica, e siamo depositarie, grandi depositarie delle cosiddette soft skills, che oggi si parla molto. Diciamo, siamo in un'era, secondo me, di grandi relazioni, dove le relazioni umane ed il fattore umano è particolarmente importante. Noi donne in questo siamo brave e si può ovviamente riversare sull'aspetto professionale. Il terziario, per esempio, io sono presidente del terziario donna, il terziario è una voce importante dell'economia del Lazio. Ecco, infatti proprio qui la volevo portare, sapere, conoscere un po' anche il tessuto di Roma e del Lazio, dell'intera regione. Quindi lei conferma che il terziario assolutamente è il settore quello più ampio. Sì, e siamo molto orgogliosi del rapporto trimestrale che abbiamo presentato a maggio, l'osservatorio appunto delle imprese del terziario di Roma e del Lazio come Confcommercio Roma, una Confcommercio nuova con una nuova governance che sta facendo molte cose, ma questo rapporto in particolare trimestrale dimostra che il terziario è una voce importante della nostra economia e la nostra base associativa anche è cambiata. Adesso noi come Confcommercio possiamo associare anche le libere professioniste, questo è un aspetto molto importante perché appunto le libere professioniste fanno impresa. Quindi Roma è una città assolutamente votata al terziario e il terziario è una voce fondamentale. Invece rispetto a Milano e rispetto anche alla regione Europa, il Lazio e Roma come è messo? Sicuramente c'è molto da fare da un punto di vista di investimento nel digitale. Io come imprenditrice mi occupo di digitale e ritengo che le donne ancora nel digitale non abbiano, come dire, non siano uscite allo scoperto, le cosiddette ragazze STEM, abbiamo dei progetti proprio sulle ragazze digitali, perché il digitale non solo favorisce una maggiore conciliazione fra appunto lavoro e famiglia, perché di fatto semplifica tanti aspetti del quotidiano della vita di una donna. Rispetto a Milano, sicuramente come Roma e Lazio, credo che investire, quindi con delle politiche anche che facilitino l'investimento nel digitale, sia sicuramente importante. Noi siamo ovviamente a disposizione delle istituzioni come gruppo terziario donne proprio per favorire questi processi. Grazie. Allora Simona Petrozzi, e noi la ringraziamo per essere qui e noi adesso andiamo come